tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e oggi, ragazzi, non potevo non portare subito questo video perché, ragazzi, stavo lì bello tranquillo, seduto sulla panchina che sfogliazzavo un pochettino di siti esteri che parlano di Clash Royale. Ovviamente oggi il video è su Clash Royale, avete già letto dal titolo, lo vedete dallo sfondo che non è messo lì a caso. Stavo sfogliando così tutta la mia roba interessante, a un certo punto è venuta fuori una roba che sembrava un pochettino abbastanza blasugosa, diciamo. Guardate che cosa ho trovato, ragazzi. C'è stato un utente, ma più di uno in realtà, il signor Wonderbrad, che chiede direttamente al team di sviluppo di Supercell, chiede "When's the next card coming?", quindi quando arriverà la prossima carta nuova. E non è l'unico utente che ha fatto questa domanda. Sotto la risposta di Supercell immediata, ragazzi, sembrerebbe niente di strano visto così, ha messo una scimmia che si copre la bocca. La cosa strana che ha fatto un pochettino scalpore in tutto questo è che più di un utente, appunto, ha chiesto quale fosse la nuova carta di Clash Royale e in tutte le risposte Supercell ha sempre messo la scimmia muta. Avrebbe potuto anche mettere delle altre emoji, delle altre faccine, ma ha voluto sempre rimanere fedele alla sua linea. Vado a vedere bene, vado a cercare sempre bene, grazie ai miei contatti ambigui nei meandri di quello che possa essere lo sviluppo vero e proprio del gioco. Ragazzi, un utente gira questa cosa. Scatton! Guardala lì, ragazzi, guardala lì! Alt! Non strappatevi i capelli, non depilatevi, mi raccomando. Guardiamo, ragazzi, new card coming. Palesemente si vedono due orecchie grandi nella sagoma di questa figura nera che potete vedere anche voi, ragazzi, un sacco di banane che scendono, le foglioline dell'arena jungle, e diciamo che lo stile è molto molto simile a quello che Supercell usa quando va a proporre delle nuove carte. La persona che ha trovato questa immagine sostiene di essere riuscito a venire in contatto grazie a un file che era stato già inserito dal team di sviluppo nel database di gioco. Quindi robe che noi non possiamo andare a scoprire, ragazzi. Beh, a me sinceramente questa sembra palesemente una scimmia, ragazzi. Ci sta. Ho letto un pochettino quello che dicevano le persone e sono venute fuori tante cose interessanti. La prima, innanzitutto, è che dicono: se fosse una scimmia ci sta benissimo con l'arena jungle, perché se non ricordo male noi nella jungle arena abbiamo pochissime carte che possiamo sbloccare raggiungendo appunto quell'arena, e una nuova carta non sarebbe male. È stato anche detto, ragazzi, che non è un caso siano state inserite queste banane. È vero che fanno parte del personaggio, della figura della scimmia, ma dicono addirittura che potrebbe essere inserito un nuovo tipo di game. Cioè, cosa vuol dire? Qualcuno sosteneva che, essendo in contatto diretto con il team di sviluppo, questa nuova carta, si vocifera sia una carta rara, si vocifera, non voglio dire altre cose che so perché potrebbero essere falsissime, che questa scimmia avrà più o meno la vita dei goblin, ma con, non sappiamo come, queste banane avrà la possibilità di far cadere le truppe avversarie. Non sappiamo nient'altro, ragazzi, questo è quello che è venuto fuori.
Beh, ragazzi, io spero che questa sia veramente realtà. Sarebbe una roba incredibile aver portato un video in italiano con questa, con questo anticipo della nuovissima carta che Supercell potrebbe rilasciarci. Io, ragazzi, vi ricordo comunque di lasciare un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video. Supportate il vostro Xuderino. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. E noi ci vediamo in live. Ciao!